Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come avete visto, ieri è uscita la patch su Next Gen, quindi Xbox, PC, PS5. Oggi è finalmente uscita anche su PS4 e le vecchie console di Xbox. Sono cambiate un po' di cosine, probabilmente più cambiate in quello che non ci ha detto la patch rispetto a quello che ci diceva che doveva cambiare, ma come al solito. Ma mettetevi comodi, andiamo a parlare subito effettivamente delle modifiche e anche di quelli che sono secondo me i migliori moduli con regolative tattiche e istruzioni. Allora, innanzitutto uno dei punti calienti della patch era sicuramente la riduzione dell'efficacia dei tiri di esterno. Non so voi se avete avuto modo di approfondire bene la cosa, effettivamente si vede che i tiri d'esterno con i giocatori che non hanno il tratto tiro d'esterno, quindi parliamo ad esempio di un giocatore come Valverde, che ha infortunio facile e tiro da fuori, entrano molto ma molto di meno rispetto a prima. Diciamo che se prima su 10 te ne entravano 6, ora su 10 te ne entrano 2 o 3. E la metà comunque è una riduzione consistente, visto che la loro efficacia è ridotta del 30%. Quello che però onestamente mi aspettavo cambiasse un po' di più è il tiro d'esterno sui giocatori che hanno invece il tratto. Infatti se voi andate nelle caratteristiche e prendete per esempio un De Bruyne, vedete che c'è quel coso che indica tiro d'esterno, una specialità. Ebbene, questi giocatori che hanno quella specialità lì, il tiro d'esterno lo fanno ancora bene. Diciamo che se prima dalla mattonella su 10 tiri ne entravano 9, ora te ne entrano 7, 8, quindi la cosa non è cambiata più di tanto, perché quella riduzione del 10% della loro efficacia, se voi andate a prendere un timed verde, alla fine compensate e non è che si sente più di tanto. Quello che invece mi sento di dire che è cambiato veramente tanto, e forse dipende da tutte quelle modifiche che sono state fatte alle animazioni dei giocatori in corsa, è proprio la corsa dei giocatori. Ma andiamo per gradi, perché su questa cosa già so che si scatenerà grossa confusione, quindi cercherò di essere il più chiaro possibile. Prendiamo un giocatore ad esempio come Mendy. Lui si presenta già con un 92 di velocità, ok? Che nel dettaglio è 92 di velocità scatto e 91 di accelerazione. Su una carta come questa, andare ad applicare Architetto per farlo diventare lengthy è solamente un quid in più, perché un giocatore con queste caratteristiche, anche con Controlled, andrà fortissimo. Sono stati bilanciati gli attributi di velocità. Ciò vuol dire che lengthy rimangono forti. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un Cristiano Ronaldo o un Valverde al quale possiamo cambiare lo stile di corsa e da controllato portarlo sul lengthy, o anche nel caso di Mendy, è un qualcosa che va a migliorare lo stile di corsa e l'efficacia del giocatore quando corre. Ma nel momento in cui noi abbiamo dei giocatori come Mbappé, che prima non andavano via in velocità e hanno come stile di corsa controlled, stesso discorso possiamo fare all'assoluto per R9, stesso discorso può essere fatto con un giocatore come Cantona che magari avete trovato dalle icon, stesso ragionamento può essere fatto con un giocatore come De Bruyne che prima magari si utilizzava lengthy con Architetto e non gli si metteva ombra per boostargli la difesa. Questi giocatori qua vanno molto più via in velocità. L'ho avuto modo di riscontrare in diverse partite che ho fatto dopo l'aggiornamento. Vi lascio anche magari qualche clip che scorre mentre sto parlando di questa cosa, perché in particolare mi è capitato due situazioni dove con Mbappé mi sono fatto un cost to cost dalla mia difesa fino all'area avversaria segnando, e un'altra volta con Ronaldo che dal cerchio di centrocampo l'avversario difende male, non l'ha preso più, perché effettivamente nonostante non abbia 99 di velocità, comunque la sua velocità si sente quando parte. Quindi la conclusione di questa roba qua qual è? Dovete impazzire? Dovete cambiare tutti quanti i siti d'intesa? No, ripeto, tornano semplicemente molto più utilizzabili i giocatori veloci, ma che prima sembravano non rendere, a meno che non gli si metteva lengthy. Quindi anche il buon Neymar sicuramente sarà molto più efficace, Vinicius, giocatori come Mané, Zaha non è più indispensabile lengthy, ma ovviamente è migliorativo qualora glielo si vada a mettere. Ovviamente, ribadisco il concetto, non pensate di poter prescindere su un giocatore come Cristiano Ronaldo a dire no, mo gli metto cacciatore, perché la carta di Ronaldo, se noi la andiamo a prendere e la guardiamo così in quello che si presenta nella sua forma base, partendo da quello che è il 90, se voi guardate le statistiche di velocità, questo tiene 81, che poi se guardiamo nel dettaglio è un 79 di accelerazione e un 83 di velocità scatto, con cacciatore ci fate ben poco. Quindi qui lo stile di corsa serve e lo aiuta.
Inoltre, sono cambiati anche, secondo me, un po' dei parametri all'interno delle impostazioni dei moduli. Perché questa patch, che quindi permette ai giocatori di andare più forte, fa tornare in maniera prepotente nel meta, tra virgolette, moduli con gli esterni. E andiamo a vedere nel dettaglio di cosa sto parlando, perché io già vi avevo parlato di questi due moduli, ma adesso saranno ancora meglio, per come la vedo io. E sto parlando di un modulo come ad esempio il 4-4-2, in entrambe le versioni, sia mediano che CC, o anche il 4-2-2-2, quindi quello con gli esterni che sono un po' più interni, ma che comunque fanno il lavoro di fascia. E vanno giocati, nel caso ad esempio del 4-4-2, con impostazioni di questo tipo. Ovvero, uno dei due terzini come al solito bloccato, l'altro lo lasciamo sbloccato per dare una mano, quindi solo con attacco equilibrato. Per quanto riguarda i mediani, qui per dare una mano, perché altrimenti spesso manca un po' una figura centrale che ti viene a prendere il pallone, gli mettiamo copertura al centro e difesa equilibrata. Mentre sull'altro mediano gli mettiamo resta dietro in attacco e copertura al centro. Sugli esterni mettiamo rientra in difesa, taglia dentro e accorcia. Per quale motivo accorcia? Perché con accorcia, nel momento in cui stiamo facendo l'azione, il giocatore ti viene incontro e così potete fare rapidamente una triangolazione di 1-2 con il terzino che poi passando con uno dei due centrocampisti vi ha liberato l'inserimento dell'esterno che vi fa arrivederci e poi si invola, appunto. Sulle due punte rimani centrale e inserisciti alle spalle, molto canonico, senza rientra in difesa perché così per i contropiedi stati belli che buildati. Sulle tattiche, anche qua, una piccola modifica, perché vi avevo sempre detto che mi piaceva stare tanto alto con la profondità, da 70 a 90 ero passato, adesso l'ho riabbassata un po', perché ho notato che con la profondità a 70, soprattutto i centrocampisti fanno un po' più di filtro davanti alla difesa, impedendovi di uscire con i giocatori difensori centrali, che quest'anno ormai, dopo la patch, se portate troppo fuori, non recuperate più gli attaccanti che partono. Sull'ampiezza un 40-45 può andare sempre bene, vi ricordo, sia PS4 che PS5 non cambia niente. Costruzione della manovra invariata, sempre equilibrato, passaggi diretti, ha aumentato un po' l'ampiezza, per far sì che gli esterni appunto siano un po' più larghi e aprano le difese. Giocatori in area 6 per cercare di favorire gli inserimenti, angoli e punizioni 1. Quindi questo per moduli come il 4-4-2 e il 4-2-2. Per quanto riguarda invece il 4-3-2-1, anche qua una piccola modifica. Perché? Anche qui sono andato a ridurre la profondità da 90 a 70, però ho anche cambiato la costruzione della manovra, perché ho tolto manovra veloce e ho messo equilibrato, per evitare che i giocatori mi scappassero via e quindi mi trovassi in difficoltà quando c'era da ripartire. Piuttosto, se voglio far inserire qualcuno io, schiaccio L1 e arrivederci. Sull'ampiezza l'ho alzata da 30 a 45, stesso discorso per avere la squadretta un po' più larga e favorire la corsa dei giocatori. Giocatori in area ho alzato 6, sempre per il discorso relativo agli inserimenti. Per quanto riguarda le tattiche e le istruzioni, invece, sempre tutte quante uguali. Quindi con i due terzini, uno resta dietro sovrapponiti, l'altro attacco equilibrato sovrapponiti. Mentre il mediano più difensivo resta dietro copri al centro, quello di destra solo copri al centro e quello di sinistra copri sulle fasce perché nel 4-4-2 difensivo lui si allarga. Davanti su Mbappé rimani centrale, inserisciti alle spalle, rientra in difesa che diventa l'esterno del 4-4-2 dall'altra parte. Mentre per Cantona e Ronaldo abbiamo rimani centrale e inserisciti alle spalle. Quindi questo per quanto riguarda i moduli che sto utilizzando maggiormente in questo primissimo periodo post patch, togliendo quella che è la difesa a 5, che la vado a mettere quando mi ritrovo la difesa a 5 contro e mi metto sempre a specchio. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti voi cosa pensate di questa patch, ci tengo soprattutto a capire se anche voi avete riscontrato questa roba della corsa che per me è palese lampante, non si può dire il contrario, però fatemelo sapere. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non sono Donato Riberoschi, ciao!